Che vuole fare informazione, vuole dare la sua versione dei fatti sulle ultime vicende cittadine. E per iniziare farei subito, insomma, dare un saluto al coordinatore del Movimento Progressista, ne ho eletto a gennaio, così come tutto il direttivo è stato eletto a gennaio, Luigi Passerini, prego. Grazie. Sì. Giusto un saluto. Ciao. Ecco, allora, vi ringrazio innanzitutto per essere venuti a questa conferenza stampa di Antonio Raimondi e Marina Costabile. E è una conferenza stampa risposta a certe manifeste sono stati pubblicati ultimamente che riguardano direttamente la precedente amministrazione Raimondi. E quindi c'era giusto ospitare questa conferenza stampa per rispondere con le carte, con i documenti alle varie esatto, con i documenti in mano, con la verità, esatto, con la verità. Beh, lascio subito la parola perché non voglio rubare altro tempo, grazie. Grazie a Luigi, passo adesso la parola ad Antonio Raimondi, che è stato ex sindaco di Gaeta, che ha governato Gaeta per 5 anni, attualmente è consigliere comunale, capogruppo del Movimento Progressista. Ecco, consigliere Raimondi, abbiamo visto questo manifesto della Tares, quindi la sua amministrazione avrebbe lasciato un debito, quindi la sua amministrazione avrebbe governato male Gaeta, secondo quello che dice il manifesto. Qual è la sua versione? Il manifesto è questo? Sì. Ma questo è il manifesto. L'avete letto tutti? Questo qua, sì o no? Sì. Cioè, c'è quello e poi c'è questo, eh? Sono due manifesti diversi. Allora, tanto cosa seguo da parte mia, ringrazio i giornalisti che sono venuti e tutti quelli che saranno qui, molti fanno parte del Movimento Progressista, altri sono cittadini di buona volontà che vogliono sapere la verità. Però, allora, se abbiamo lasciato debiti o no, mi è consentito prima una premessa e un'introduzione generale su questo tema del buco. Buchi o non buchi, eccetera. La premessa è questa: chi mi segue su Facebook lo sa, l'ho scritto penso ieri, oggi. Una comunità, in questo caso Gaeta, la comunità gaetana, i cittadini gaeti che formano una comunità, quando la comunità è avvolta dalla menzogna, inevitabilmente non ci può essere libertà e non ci può essere giustizia. Libertà e giustizia poi vanno di vari passi. Cioè, se si vive nella bugia non c'è libertà. Io so, fra di voi ci sono avanti che c'è posto, diceva Aldo Fabrizi, avanti c'è posto, il famoso film di tanti anni fa. Alcuni di voi sono credenti e quindi ai credenti lo posso dire in maniera molto chiara. Nel Vangelo Gesù dice così a un certo punto, nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, dice così: il vostro parlare sia se sì sì, se no no, tutto il resto viene dal diavolo. Diabolus in latino, Satan, cioè la menzogna, perché la menzogna, la bugia divide, la comunità viene divisa dalla menzogna, invece la verità unisce. Poi va bene, ma Giovanni di Dio dice la verità vi farà liberi, quindi arriva a certi livelli. Ma anche per coloro che non sono credenti, che sono profondamente laici, è del tutto evidente che una comunità che diciamo è avvolta dalla menzogna è una comunità che non vive in un regime democratico, perché non è un'opinione contro un'altra opinione. Faccio un esempio banale, se volete: non è che a me piace la spiaggia di Serapo e a qualcuno di voi piace la spiaggia di Sant'Agostino, per svariati motivi ci mettiamo a dire qual è più bello, qual è meno bello. Può essere un'opinione. Andiamo su fatti invece politici. Il cuneo fiscale, certo c'è chi dice bene fa il governo a tagliare l'IRPEF sui redditi più bassi,
c'è qualcun altro che può dire no, il governo avrebbe fatto meglio a togliere l'IRAP. Sono opinioni politiche, ci si confrontano, no? Qui non è questione di verità o di menzogna, è questione di opinioni politiche, cioè chi pensa che si possa avere un effetto economico migliore diciamo abbassando l'IRAP, quindi dando questi famigerati 80 euro di più in busta paga alle paghe chiaramente più basse, e chi invece dice no, dobbiamo essere più competitivi come aziende, quindi era meglio abbassare l'IRAP in modo tale che le aziende diventano più competitive per creare più posti di lavoro. Cioè, ma sono posizioni legittime, diverse, legittime, cioè non è che uno dice la verità e l'altro dice la bugia. E questa è la democrazia, no? Sono tesi, antitesi, eventualmente si trova una sintesi. E invece, per fortuna, nella politica amministrativa ci sono le carte. Quindi noi stasera, io personalmente, quanto mi riguardo, io stasera non vi dirò la mia opinione sui fatti, non c'è l'opinione di Antonio Raimondi, ci sono le carte. Carta canta, i fatti parlano. Questa è la premessa. Introduzione. Allora, mi è dovuto qui qualche minuto in più, cioè ricordarvi i nostri 5 anni di amministrazione, perché questo manifesto, questo è il volantino, diciamo, il picciolino del manifesto 100-140 che è stato affisso in città, dice che abbiamo lasciato dei debiti, quindi a causa di questi debiti non hanno dovuto aumentare la TARES. Questo è quello che dice il manifesto, mi sbaglio, no? Dice così? Guardi i giornalisti, è così o no? Giusto? Perfetto. Allora, io anche chiedo al dottor Cardi, che è stato, io ho avuto la fortuna di avere un assessore al bilancio, che è il dottor Alfredo Cardi, per 5 anni di seguito, non come le altre amministrazioni che cambiavano, dipende da una persona per bene, seria, professionista, eticamente a posto e con grande lungimiranza, che aveva il bene dell'ente, l'ente comune di Gaeta più a posto. Ecco, se io dico una sola fesseria oppure non sono preciso, pregherei il dottor Cardi di alzare la mano e di intervenire, perché lui è parte del Movimento Progressista ed è stato parte, un pilastro della precedente amministrazione. Allora, quando noi ci siamo insediati nel giugno 2007, amministrazione Raimondi, giugno 2007, maggio 2012, 5 anni, che cosa abbiamo trovato? E qui sono le carte che cantano, che parlano e cantano la Ida. Noi abbiamo trovato le seguenti cose. Primo, che nel 2006 non fu rispettato il patto di stabilità. I giornalisti, siccome molti giornalisti hanno seguito i consigli comunali, cose che adesso non si fa quasi più, no? Ai tempi belli, erano registrati, si seguivano, no? Allora, 2006, patto di stabilità non rispettato. Quando era più facile rispettare il patto di stabilità rispetto agli anni successivi, cioè ogni anno che passa il patto di stabilità è sempre più difficile da rispettare. Non sto qui, non entro nelle questioni tecniche. Comunque, 2006, come dire, non rispettò il patto di stabilità, primo. Secondo, trovammo al 31-12-2006 un'anticipazione di cassa, cioè il conto corrente del comune era in rosso di 1.800.000 euro. 1.800.000 euro. Terzo, la cosa forse più grave in assoluto fu una determina del dirigente Buttaro del 29 dicembre 2006 che disse: il comune di Gaeta attestò in questa determina che il comune di Gaeta doveva incassare 9 milioni di euro da Autovelox. È chiaro questo discorso? Sono carte, quello che vi sto dicendo sono carte depositate al comune che potete andare su internet, cioè io adesso oggi ho portato poche carte qui, ma sono tutte carte. Il commissario prefettizio Frattasi a Gaeta fece il previsionale 2007 in maniera prudente, la fece, però inevitabilmente non poteva non tener conto di questa determina di un dirigente che disse dobbiamo incassare 9 milioni di euro da Autovelox, giusto Cardi? Perfetto. Quindi seppur prudente doveva tener conto di quella determina. Fece il previsionale 2007,
fece il PEG. PEG è, vuol dire piano esecutivo di gestione, cioè da dopo il previsionale si fa il PEG e lo danno ai dirigenti, quindi i dirigenti cominciano a spendere a secondo di questo piano. Noi entriamo a giugno del 2007, previsionale già fatto, PEG già fatto. Bene, sapete questo che cosa ha portato? Ha portato che al 31/12/2007, l'anno dopo, l'anticipazione di cassa e comunicazione era di 4.400.000. Il conto in banca era in rosso di 4.400.000 euro. Per cui allora l'assessore Cardi viene da me e disse: guarda che qui stiamo andando in dissesto finanziario. Come in dissesto finanziario? Io che ci capivo poco, ero ignorante, e il commissario, l'assessore Cardi dice: stiamo a un passo dal dissesto finanziario. Mi spiegò tutto, mi insegnò le cose, perché chiaramente quello ha messo 9 milioni, che attenzione, i 9 milioni erano sulla scorta di uno scatto fotografico, cioè allora bastava uno scatto fotografico, cioè la macchinetta che faceva il flash, secondo i sapientoni, gli intelligentoni dell'amministrazione, quella voleva dire già che noi, comunità di Gaeta, avevamo già quei soldi in cassa, li potevamo spendere. Ma domande che vi dico, che vi fa, ma è possibile una cosa del genere? Tanto è vero che noi, nel primo previsionale che facevamo nel 2008, passammo dal flash almeno alla notifica, che c'è la multa veniva spedita, almeno quello. Poi addirittura nel 2010, non contenti manco di quello, siamo arrivati addirittura all'incassato. Cioè quella multa diventava reale quando Roberto l'aveva ricevuta e l'aveva pure pagata. Quindi i soldi entravano, 58 euro, entravano in cassa. Ecco, in quel momento esisteva. Quindi la prudenza massima. Chiaro? Bene. 5 anni, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 5 anni, patto di stabilità rispettato. Giusto? Perfetto, le carte stanno lì. E chi è che attesta che il patto di stabilità è buono o non è buono, rispettato o rispettato? La Corte dei Conti e il Ministero degli Interni, sezione finanza locale. Quindi non è che lo diciamo io, il sindaco, l'assessore bilancio, il dirigente, lo attestano organi superiori. Perfetto. Ne dico l'ultima, e questo veramente da mettersi le mani, ormai io i capelli non ne ho quasi più, chi ce li ha? Adesso attenta a tocca, perché non ne vanno i capelli, chi li capelli per se ne mettesse là, scopriamo, niente poco di meno, perché poi le cose, le carte sono scoperte piano piano, abbiamo scoperto che il Comune di Gaeta si era letteralmente mangiato, ma questo negli anni precedenti, non solo un'amministrazione precedente a noi, ma anche quelle precedenti, a plurale, 7 milioni di euro, 14 miliardi di vecchie lire, di mutui, si sono mangiati per spesa corrente. C'è la Corte dei Conti, ci ha mandato una bella lettera e ci ha detto: caro Comune di Gaeta, dovete ricostituire 7 milioni di euro di mutui. 7 milioni che avevano speso per spesa così corrente. Sì. Cioè, io prendo i soldi per rifare il Palasport, per esempio, prendo quel mutuo e anziché spendo quel mutuo per i palazzetti e il Palamarina, l'ho speso per pagare gli stipendi e la luce della città. Si può fare secondo me questa cosa? Sì o no? Sì, no? E allora nel 2010 col Consiglio Comunale, che mi ricordo fu votato, chiedo a Mimmo, ti ricordi Mimmo, fu votato all'unanimità, perché anche l'opposizione si rese conto di quella, della gravità della situazione, abbiamo dilazionato i mutui anziché pagare in 15 anni per pagare in 30 anni per risparmiare 440.000 euro all'anno per fare che cosa? Per ricostituire questi mutui.
È chiaro l'amministrazione del mondo che cosa è stato? Seconda cosa che vi devo dire, e qui le bugie, parto da lontano. L'assessore Gardi mi fa capire questa situazione non grave, tragica, nemmeno drammatica, tragica. Cosa si fa? Noi ci eravamo impegnati con i cittadini in un modo. Abbiamo detto, cercheremo di ridurre le spese inutili e cercheremo di far pagare le tasse, cioè i tributi locali, a quelli che non le pagano. Queste sono cose, attenzione, che tutti dicono, ma che quasi nessuno fa. Cioè il famoso slogan pagare tutti per pagare meno è uno slogan per tutti, eccetto per l'amministrazione Raimondi. È storia questa, è storia vivente sulla nostra casa, vivente. Cosa abbiamo fatto noi? La cosa più eclatante, di cui molti sono arrabbiati, forse anche gente che sta in questa sala questa sera, abbiamo visto che purtroppo c'era molta gente che non pagava, a torto ragione, ma non pagava l'ICI sulle aree edificabili. Ma quella era una tassa, un tributo, c'erano altri. Vi posso fare un esempio: gli stabilimenti balneari che adesso stanno ricevendo bollette di Thales che fanno paura, non pagavano all'epoca la TARSU, la TARSU, la bonnezza, non l'hanno mai pagata. L'ICI non l'hanno mai pagata. È chiaro? Siamo andati a prendere persone che non pagavano, beh, ICI aree edificabili. Da lontano arrivano le bugie del sindaco Vitano. Questo era Natale 2008. Mi si fa, vedete qui addirittura con il cappello di Babbo Natale, con pacco d'oro, ICI aree edificabili, 8 buoni, 8, non mica uno, 8, ne mancavano due per arrivare al decalogo di Mosè, e tavola della legge sul Monte Sinai, 8 buoni voi per non pagare. Qua è storia questa, non sono che è storia. Oh, nel 2012, diventato sindaco, doveva togliere, no? Se c'era 8 buoni motivi per non pagarla, non solo non l'ha tolta il 4 luglio del 2012 al suo primo previsionale, addirittura l'ha aumentata dal 7 per 1000 e l'ha portata al 9,6. Vedete quando arriva nel cucina, quando iniziano? Molto prima di oggi. Tant'è vero che anche nel 2011 continuano a dire grazie sindaco Raimondi per l'aumento delle tasse. Ancora, guardate, sul sottofondo ancora ICI aree edificabili, perché non sapevano cosa dire. Non sapevano cosa dire. In 5 anni di amministrazione, questi sono i fatti, le carte, c'è stata una sola, perché poi arriviamo alla TARS, c'è stato un solo aumento. Nel 2009 la TARSU è salita del 10%, perché noi avevamo l'80% di copertura, cioè si spendeva, seguimi adesso il ragionamento, si spendeva 100 e noi cittadini pagavamo le tasse per 80, noi pagavamo 80 e si spendeva 100. L'altro 20 veniva assorbito dal bilancio del comune. Tremonti nel 2009 dice così: guardate cari comuni, che per l'anno prossimo 2010, fa un decreto legge, dice per l'anno prossimo voi dovete coprire il 100% della spesa dell'altezza urbana con le tasse e i tributi dei cittadini. Quindi la tassa deve era l'anticipazione di quella che è oggi la TARES. È chiaro questo ragionamento? Cioè il governo dice ai comuni non potete più coprire una parte del costo della raccolta dei rifiuti soli urbani con da bilancio, ma dovete fare in modo che i cittadini paghino tutto. Noi decidemmo nel 2009, eravamo già in un anno terribile di crisi economica, decidemmo di non fare un aumento del 20% subito, ma solo del 10%, vero Alfredo? Perfetto. 10% e poi nel 2010 di fare l'altro 10%, cioè di andare un po' piano piano. Per fortuna che Tremonti, vista la situazione economica del 2010, che era catastrofica, si rimangiò questa cosa e quindi
non eravamo più obbligati nel 2010 ad arrivare al 100% di copertura, chiaro? E quindi non abbiamo più aumentato la tassa. In 5 anni l'amministrazione dei Monti ha aumentato solo del 10% la tassa nel 2009. Sono chiari gli anni di riferimento? Voi andate a prendere tutti i previsionali 2008, 2009, 10 e 11 e vedete se quanto sto dicendo io ci sono le carte che cantano, chiaro? Vero giornalisti? Ok, perfetto. Finisce la nostra amministrazione, inizia quella nuova. Appena insediata non portano in consiglio comunale nemmeno il mandato, il programma di mandato, cosa che lo statuto del regolamento diceva di fare, che sono arrivati, e quindi adesso incomincio ad entrare in questa situazione, praticamente portano il bilancio previsionale e attenzione, fanno un aumento di 4 milioni di euro di tasse locali, di colpo, boom! 4 milioni, hanno aumentato tutto. Alfredo, scusami se ti chiamo sempre in caso. Hanno aumentato del 15% la TARSU. Hanno aumentato l'IRPEF dallo 0,65 portandolo allo 0,8, cioè al massimo. Hanno aumentato la COSAP, occupazione solo pubblico. Hanno l'IMU. Hanno lasciato 4 per 1000 la prima casa, ma che a Gaeta sono pochissime le prime case, hanno portato al 10,6, cioè al massimo le seconde case, nessun comune, quindi per trovare un comune al 10,6 prima casa dove arrivare? A Roma, solo a Roma, cioè nel Lazio solo Roma. E Gaeta, chiaramente, perché giustamente noi siamo antichi come i romani, più antichi dei romani, giustamente, no? Chiaro, è giusto questo. Quindi 10,6, insomma, hanno aumentato 4 milioni di euro di tasse. Però le bugie dove stanno? Bugie. Allora chiedo alla stampa e dico ai cittadini, andatevi a vedere la rassegna stampa del 2012 fino al febbraio 2013. Perché questi 4 milioni di euro di aumento? Perché l'amministrazione precedente aveva lasciato il buco. Vi ricordate quei famosi 3 milioni di euro, 3 milioni, questa, tipo la cantilena, anche i dosari, no? C'è l'Ave Maria, 3 milioni. Quando si arriva a febbraio del 2013, finalmente fanno il consuntivo 2011, sai cosa si scopre? Si scopre che l'anticipazione di cassa al 31/12/2011 era di appena 500.000 euro. Vi ricordate, ho detto prima 1.800.000, ma in realtà erano 4.400, arriviamo anche a 5.600.000 euro. Ma sapete perché 500.000 euro? E questo è fondamentale, giornalisti che avete anche la... vi piace andare a vedere, a spulciare? Perché nel 2011 sapete a quanto pagavamo noi i fornitori? A 60 giorni / 90, quindi bastava essere un po' più furbi, pagare a 6 mesi che non c'era meno 500.000 ma c'era più 500.000. è chiaro questo concetto? Se tu non paghi c'hai soldi in cassa. Oggi tutti Renzi, chiunque parla, la pubblica amministrazione deve pagare giustamente, perché i fornitori delle ditte chiudono perché la pubblica amministrazione non paga, giusto? Quindi questo che gli altri dicono, pagare tutti per pagare di meno, pagare i fornitori, l'amministrazione dei Monti si vanta, ma non io, attenzione, i miei assessori dell'epoca, i consigli comunali dell'epoca, non io ascoltavo quello che chi era bravo, chi mi diceva le cose di fare. Che uno possa pensare, io comandassi, niente, io ero il capo dell'amministrazione della maggioranza, ma io ascoltavo chi era della materia, e devo dire che i consigli comunali di quella maggioranza seguivano, capivano, non dicevano: sindaco, a noi l'austerity non ci piace, noi amma spend, noi dobbiamo spendere perché dobbiamo fare clientela. Nessuno mai a dire a me quello, né agli assessori.
E questa è una grande differenza. Quindi il buco di 4, diciamo i 4 milioni di aumento del 2012 non c'è nessun buco, cioè quindi non c'è nessuna giustificazione per quell'aumento scellerato di tassazione, che nel 2013 è diventata addirittura di 6 milioni di euro, cioè si sono aggiunti altri 2 milioni di euro dovuti proprio quando l'ex consigliere presidente del Consiglio Padovani, c'è stato un aumento di TARES nel 2000, cioè sono immondi del 2013 piuttosto consistente, certo. Bene. Ai 4 milioni di prima si è aggiunto la TARES nel 2013. Allora, e qui veniamo al manifesto. La prima cosa, correggetemi se sbaglio gli esperti, la TARES dice questo. Vi ricordate che ho parlato di Tremonti del 2009-2010? Quel concetto è stato introdotto con la TARES. Cioè, la TARES, a differenza della TARSU, si spende 100, a Gaeta si spendono 4 milioni e 200 mila euro per il servizio di RSU, eccetera, eccetera. Bene, i cittadini devono pagare 4 milioni e 2. Si spende 100, si incassa 100, giusto? Questa è la TARES. Questa è la differenza tra TARES e TARSU. Fondamentalmente questa è la differenza. Domanda. Eventuali debiti possono essere spalmati, come dice questo manifesto, sulla TARES, cioè far pagare debiti da spalmare all'interno della TARES? Domanda, sì o no? No, è illegale. È illegale. Spendo 4 e 2, ti devo chiedere 4 e 2. Punto. Chiuso. Prima bugia. Quindi già proprio a monte io non posso spalmare eventuali, ma anche se ci fossero questi debiti, 4 milioni e mezzo, Alfredo ha ragione? 4 milioni e mezzo, se ci fossero, se ipotetico, non posso farlo pagare ai cittadini. Non posso, è illegale. Primo punto, è chiaro questo? Anzi, qualcuno c'ha qualche domanda su questo? No, mi pare chiaro, sono abbastanza chiaro. E adesso andiamo ai 4 milioni e mezzo. Qui si dice 4 milioni e mezzo sono due debiti, uno da 3 e uno da 1 milione e mezzo per arrivare a un totale di 4 milioni e mezzo. 3 milioni loro continuano, insisto sui giornali anche ieri, sempre sta transazione, tiro sempre fuori sta transazione con la devizia, sta transazione con la devizia. La transazione con la devizia è una cosa complessa, ma è semplice allo stesso tempo. Semplicemente ci si siede al tavolo, il Comune di Gaeta doveva dare 3.367.000 euro alla devizia, la società che gestiva il settore. Perché? Perché la dirigente al settore economico finanziario non pagava. All'insaputa di tutti, all'insaputa dell'assessore, del sindaco, dei consigli comunali, di tutti. Non pagava. Qualcuno di voi mi potrà dire perché non pagava? Io non lo so. So che è stata interrogata all'epoca, qualche anno fa, dalla Guardia di Finanza, non so che cosa gli ha detto. Di fatto non pagava. Però la domanda è questa: quelle cifre erano iscritte a bilancio sì o no? Cioè quando noi andavamo a fare i pensionali e i consuntivi, quelle cifre c'erano in bilancio? La risposta è sì, c'erano. Tant'è vero che la stessa dirigente viene più volte sollecitata dal nucleo di gestione e dai revisori dei conti a dire: dottoressa, ma il dirigente, non il politico, il dirigente, cioè la persona che gestisce, ma abbiamo un debito o non ce l'abbiamo? Risposta: carta, non
non la mia opinione, la tua opinione, no? Carta, eccola qua. Protocollo 48408 del 30 settembre 2011, dove il dirigente Veronica Gallinaro scrive ai revisori dei conti e per conoscenza al sindaco, al segretario, al dirigente, al nucleo di valutazione, al nucleo di gestione, bla 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 bla, all'avvocatore. Per quanto attiene al debito dell'ente nei confronti della società Devizia Transfer derivante dallo schema di transazione del 26 ottobre 2010, tale importo determinato secondo le modalità descritte nella transazione stessa risulta regolarmente scritto in bilancio in conto residui. Regolarmente iscritto a bilancio. Vi aggiungo solo una cosa, che quando noi abbiamo lasciato il comune c'erano tre dirigenti con il 110, cioè tre dirigenti non a tempo indeterminato, non di ruolo. L'unica che è stata riconfermata dall'attuale amministrazione è la dirigente Gallinaro. Gli altri due dirigenti sono stati mandati a casa, il dirigente Pianese e la dirigente Abitabile. Chiaro il discorso? Molto chiaro mi pare, no? Very clear, molto chiaro, no? Quindi, questa attesta che non ci sono, ma vi dico di più anche sulla transazione, cui si fa sempre, da 3.367.000 euro che noi non avevamo pagato, cioè iscritti a bilancio sì, ma che la ditta, il fornitore di quel servizio non ricevette per un anno e passa, sapete questa transazione a quanto si è chiusa? A 2.934.000, cioè a 435.000 euro in meno. Quindi noi chiudemmo questa transazione risparmiando. Queste, guarda, lo dico davanti ai giuristi delle telecamere, non so se, perché è scritto tutto qua, la transazione. Da 3.367.000 a 4.000.000, scusate, a 2.932.000. Quindi praticamente avevamo addirittura dei soldi in più rispetto a quelli scritti a bilancio. Poi aggiungo un'altra cosa, questa transazione è nelle mani della Procura della Repubblica da allora. Firmata questa transazione, io andai dal PM e gli ho dato, se mi mette a galera mi mettiamo subito. Sono passati 4 anni, sono ancora qua, non sono nemmeno indagato. No, né io né nessuno che ha fatto, diciamo, in qualche modo è stato partecipe o parte attiva di questa transazione. Sono passati 4 anni nella Procura della Repubblica e nella Corte dei Conti su questa. Anzi, questa è una carta che non l'ho portata, però stasera ve lo dico. Voi sapete che 8 buoni motivi per non pagare dice sulle aree edificabili, cosa è successo? Il sindaco Raimondi ha una sola costituzione in mora da parte della Corte dei Conti. In 5 anni, sono passati già 2 anni, in 7 anni, e riguarda l'ICI aree edificabili 2004, perché secondo la Corte dei Conti, ovviamente a livello di, stiamo ancora di verifiche, quindi il sindaco Raimondi e altre 5 persone, poi le altre 5 persone danno loro chi sono, ma ci sto io e le altre 5. Perché non avete fatto pagare a tutti l'arretrato del 2004? Cornuto e Marziato. Cornuto perché io avrei insieme con la mia amministrazione introdotto una tassa, secondo tutti noi abbiamo introdotto l'ICI edificata, perché prima non c'era, la gente non la pagava, non c'era. Quindi cornuto perché ho messo la tassa io, noi, tu hai messo la tassa, disgraziato non sei altro, e non stanno questi, la Corte dei Conti dice, no, ma tu devi andare 5 anni indietro e nel 2004 non te la sei fatta dare da tutti, perché gli uffici non fecero in tempo a mandare dal 2004 la cartella a tutti quanti,
e avrebbero calcolato i 988.000 euro il danno erariale. Vi rendete conto? Questa è l'unica cosa che io oggi ho, ma sono non tranquillo, di più, sono sereno, tranquillo, io e sono anche gli altri 5 con me, siamo tutti tranquilli su questa cosa qua, perché abbiamo agito, diciamo, nell'interesse dell'ente, no, perché poi davanti, però sta di fatto che intanto quella cartuccella ci è arrivata. Allora, tornando a questo debito dei milioni, è chiaro che il debito dei milioni per la transazione edilizia non esiste? Cioè, è chiaro questo? C'è qualcuno che ha qualche dubbio? Giovanni, ho risposto, non so. Chi ha qualche dubbio? Cioè, che non esiste questi 3 milioni. Uno, non si può spalmare sulla TARES comunque, ma non esiste. Così come il 1,5 milioni della, quest'altro 1,5 milioni si parla di multa, benissimo, la multa esiste. La multa esiste. La multa arrivò a noi nel 2009. La polizia provinciale ci mandò una multa di 1.537.000 euro. Perché dissero la ditta praticamente all'interno di quell'area del mattatoio, ex mattatoio, loro raccoglievano l'immondizia una volta la mattina e prima di portarla a Borgo Montello la riversavano all'interno di un altro mezzo che poi andava, e questo non si poteva fare. Domanda intanto, ma secondo voi dovreste il sindaco o il consigliere costabile o l'assessore non so chi alla 4 manina, la 5 metri, andare al mattatoio a vedere, ma voi che si deve fare a caso? Sì, ma da 30 anni. Se c'è colpa, è intanto dell'azienda, della ditta che ha fatto, perché loro sanno che cosa potevano o non potevano fare. E poi dopo la ditta, la colpa non era di chi doveva controllare la ditta? Cioè, domande, io dico a voi giornalisti, no? Ma voi, a seconda di quanti pezzi scrivete, quando c'è, cioè, il giornale, no, cioè, vi danno qualcosa, niente, purtroppo stanno andando anche gratis. Cioè, un dipendente comunale che sta in un ufficio e che ha come compito quello di controllare il corretto funzionamento di certe cose, di un appalto, ci sta qualcuno al comune che deve controllare o no, secondo voi? Sì. Tra dirigenti, funzionari, impiegati, operari. So che vengono pagati a fare. Chi li paghiamo a fare sta gente? Devono controllare? Allora chi doveva controllare? Chi dà l'indirizzo politico, come giustamente dice sempre l'attuale sindaco della città? Anche qui, vedete tutti i verbali da giugno 2012 ad oggi, che consiglio come l'hai fatti, lui dice costantemente: noi politici diamo le linee politiche. Poi i dirigenti, è lui che è il dirigente a fondi, lo sa bene, perché lui quindi è l'uno e l'altro, lui è politico, è sindaco, ma è anche dirigente a fondi, quindi sa questo. È il dirigente poi che deve attuare le linee politiche nella esecutività. Allora, cosa c'entra Raimondi, amministrazione politica di Raimondi, assessori, consiglieri, la costabile in questa multa? Se effettivamente la ditta faceva così o non faceva così, oppure l'ufficio ambiente dove c'era pure qualcuno che oggi fa l'assessore, doveva andare a controllare. Però rimaniamo sulla multa, sul debito, perché questa è la domanda che mi ha fatto Giovanni, e vado verso la conclusione. Noi, la parte politica, ricevuta la multa, nel 2009 facciamo una delibera di giunta e diamo l'incarico ad avvocato per fare osservazioni. Non è che ci arriva la multa e la paghiamo, ci arriva la multa e protestiamo, facciamo le osservazioni. Si fa a chi? Alla provincia, perché la polizia è la polizia provinciale, ok? Alla provincia, benissimo. Io qui evito di dirvi tutto ciò che era accaduto in quei mesi, la polizia provinciale, guarda caso, ci stava addosso in una maniera terrificante. Potrei allungare molto il brodo, ma lo evito. Ci arriva sta la sfugatella,
della multa. Facciamo non ricorso, attenzione, facciamo le osservazioni. Bene. Passati 5 anni, quasi 5 anni, per evitare di andare in prescrizione, qualche solerte dirigente della provincia, il 27 gennaio scorso, cosa ha fatto? Ha preso sta cosa e ha detto: qui si sta andando in prescrizione, che faccio? Ha preso e ha mandato l'ingiunzione di pagamento al comune di Gaeta. Il comune di Gaeta il 27 gennaio ha ricevuto questa cosa. Guardate quanto sono bugiardi. La Tares di cui stiamo parlando, di cui anche quel manifesto parla, parla del 2013, dove la multa non stava né in cielo, né in terra, né sottoterra. Capite quanto sono bugiardi? La Tares 2013 è stata votata in consiglio comunale, l'hanno votata, l'aumento, il 21 gennaio, il 21 maggio del 2013, quasi un anno fa, sapendo tra l'altro che il servizio, cioè il passaggio alla raccolta differenziata porta a porta, non si sarebbe fatto, perché la gara andò deserta. È chiaro? Domande che vi faccio. Scusate, ma oggi 14 marzo, ma si sta facendo la raccolta porta a porta, Gaeta? Sì o no? No. Figuratevi, siamo già al 14 marzo 2014, non è stata ancora fatta la raccolta porta a porta spinta, come dicono. Poi sulla Tales, cioè sul servizio, sul discorso, non entro, perché è lunga la cosa. Ci sono persone qua dentro che hanno studiato la cosa molto più approfonditamente di me. Io ovviamente in consiglio comunale ho detto delle cose, mi sono verbalizzato, che è una vergogna quello che stanno facendo, soprattutto di fronte alla povertà incombente di questa città. È una vergogna. Però tornando alle bugie, sempre bugia la menzogna, cosa c'entra una multa che arriva il 27 gennaio 2014 rispetto a quando loro hanno deciso di aumentare di 2 milioni di euro la Tales? Qualcuno qua dentro lo sa spiegare? Fermo restando che non doveva entrare nella Tales, ma in ogni caso, cosa c'entra? Loro manco se l'aspettavano quella multa. E aggiungo, anche questo è una carta che potete andare a vedere, il 24 di settembre 2013, equilibri di bilancio, il sottoscritto chiede al sindaco, nella sua veste di assessore al bilancio, perché quello è uno e trino, sa tutto lui, fa tutto lui, sa tutto lui, beato lui, è così bravo, sindaco, ma lei ha intenzione di mantenere la Tares o come il decreto legge 102 del governo Letta del 31 agosto 2013 dà la possibilità ai comuni di ritornare alla Tarsu, perché la Tarsu sta in un solo anno, perché dal 2014 si chiama Tari, si chiama più Tari, noi stiamo parlando di Tars, la Tars non esiste più, è morta. E poi a proposito dei morti, scusami Marina, ma ci sarà Marina che ci dirà qualcosa a proposito dei nostri cari in tutti i sensi defunti, cari defunti, non è una battuta, la Tares è defunta, non esiste più. Domande che vi faccio proprio a modo di pedagogia così spicciola, quanto so, cosa vuol dire questo qua quando io ho detto bandiera Tares o togliere la Tarsu? Cosa vuol dire? Qual è la differenza fra Tarsu e Tares? Capo. Cioè? Qual è la differenza? La natura e le persone che occupano. Non solo, ma soprattutto il 100% o meno del 100%, mentre con la Tares io sono costretto a chiedere il 100%, con la Tarsu non sono costretto a chiedere il 100%, giusto? Posso chiedere di meno, già questo se non altro. Il sindaco risponde 24 settembre, a verbale, andate a prendere il verbale della seduta degli equilibri di bilancio 24 settembre 2013, dice: ma no, noi manteniamo la Tares, c'è 2 milioni di aumento e non c'era il servizio, non si stava facendo, sì, perché ancora oggi non si fa il servizio. Allora ragazzi, non bugi di più. Comunque, tornando alla multa, la multa loro il 14 febbraio ricevuto la multa, il 14 febbraio, eccola qua, vai Roberto, fai la zoomata, prego, zoomata,
Cos'è questa? Cattuccella, questa è la una delibera di giunta, dove la giunta fa una cosa molto semplice, fa ricorso alla multa. Fa ricorso alla multa. E quindi non la cioè, fa ricorso alla multa, fa ricorso, diciamo, tu mi dai la multa, io, perché prima erano le osservazioni, ma fa ricorso. Allora, qua voglio dire, i parenti non si nominano, ma potrei nominare una mia parente della terza elementare, pure chi della terza elementare capisce, capisce. E allora proprio si ha tutti sapere, fatto il ricorso, vuol dire che ancora cioè, può succedere di tutto. Può succedere che il giudice dice no, sta multa va pagata, emette sentenza, va pagata così com'è. Il giudice potrebbe dire il fatto non sussiste, no, non si paga, oppure il giudice potrebbe pure dire, per esempio, 30 no, anni fa dove sta? Vedere per esempio l'azione della legge, guarda, 1.537.000 no, pagate 50.000 euro, cioè, per esempio, no? Allora, noi abbiamo avuto durante la nostra amministrazione, per farvi capire che cosa vuol dire un debito, il debito scusa il Giovanni se continuo ancora perché il messo di Giovanni potrebbe essere interessante, cosa interessante, abbiamo detto altre volte ma lo voglio ribadire. Durante la nostra amministrazione ci è arrivata una sentenza Ecocampagna dell'anno 2000, questo ci è arrivato nel 2009 credo, se non ricordo male, 1.500.000 di euro. Noi siamo dovuti andare in consiglio comunale, abbiamo dovuto fare i salti mortali per riconoscere, si chiama, si dice così tecnicamente, riconoscimento di un debito fuori bilancio. Cioè tu c'hai un bilancio, ma poi ti arriva un debito che è fuori bilancio e tu lo devi riconoscere e poi ti devi fare i salti mortali, perché 1.500.000, non 50.000 euro, 1.500.000 perché a pagare Ecocampagna. Ma non è mica fino a qua, noi l'anno dopo abbiamo avuto un'altra sentenza di 3 milioni di euro, Parco del Sole, 1980, non so quale buon'anima di sindaco o di assessore c'era, di 30 anni prima. Abbiamo dovuto riconoscere, l'abbiamo riconosciuto in consiglio comunale, abbiamo, noi sì che abbiamo dovuto recuperare 4, ma ci vuole, anche a farlo a posto. Non ci ho pensato, 3 milioni e 1.500.000 uguale, questi ci copiano, noi sì che abbiamo dovuto riconoscere debiti fuori bilancio per 4.500.000, capitevi, risalenti ad amministrazioni addirittura prima di quella di Pagliozzi. Ecocampagna è tamante dell'80, non so, c'è stava forse Damiano Uttaro, l'81 forse c'è stava Fronzù, non lo so, c'è i primi sindaci magari dell'era post Uttaro, no? Ma di cosa stiamo parlando? Quindi praticamente i due debiti che fanno menzione qua non esistono, né 3 milioni cosiddetti da Levizia, vi ho letto prima la carta, né 1.500.000 della multa, non esiste ancora, non esiste, fermo restando che questi 4.500.000 non possono entrare a far parte, vero Marzio, della TARES, non possono entrare a far parte della TARES. E la TARES di fatto, come dice anche il manifesto, non voglio addentrarmi, ma lo dice correttamente, hanno chiesto molti più soldi di quanto li hanno spesi. A noi, cittadini gate, hanno chiesto più soldi di quanto hanno speso, decisamente più soldi di quanto hanno speso. L'ultima cosa, sempre sulla, perché vedo che insisto, anche ieri è uscito ancora un articolo sulla transazione, eccetera, eccetera. Il capolavoro finale di questa transazione, e noi abbiamo degli elementi che io stasera non vi dico, però Fredo, sono anche elementi ultimi che voi giornalisti scoprirete nei prossimi giorni, prossime settimane, di altre transazioni che sono state fatte, di altre transazioni che ha fatto questa amministrazione con la stessa società Levizia Transfer S.p.A. transazioni dove, attenzione, mentre noi mettevamo sul tavolo noi vi dobbiamo dare questo, certo, ma voi ci dovete dare questo. Ecco perché risparmio di 430.000 euro, è chiaro?
E invece questo modus operandi con la nuova amministrazione non esiste. Ma approfondiremo nei prossimi giorni tranquillamente. Lo lascio come dire, una cosa di una botticina semiaperta, poi vedrete nei prossimi giorni. Ma qui i 2.932.000 euro per un comune come Gaeta, con le difficoltà economiche e finanziarie, sono stati pagati, sapete come?